Ciao, come ti chiami? Raffaele Cinque Grana. Che lavoro fai? Sono il Product Manager di LG. Dove ci troviamo? Ci troviamo al Mobile World Congress a Barcellona, ma allo stand di LG. Che giorno è oggi? Chi lo sa? È il... Dunque, non me lo ricordo. Il 28 febbraio. Che cosa avete presentato qui al Mobile World Congress? Abbiamo presentato il nostro nuovo top di gamma LG G6, il primo smartphone con il display Full Vision. Spiegami in 10 secondi perché dovrei comprare un LG G6. Anche meno di 10 secondi. Ha un display gigante da 5-7 pollici e sta tranquillamente in una mano. No dai, scherziamo. Raccontaci qualche caratteristica in più di questo LG G6. Una grande caratteristica è che appunto sta tranquillamente in una mano con questo display nuovo da 18 noni, quindi con un rapporto d'aspetto 2:1 che mi permette di avere più spazio per i miei contenuti. E poi ho la possibilità anche di scattare foto col grandangolo grazie alla doppia fotocamera grandangolare, una con un angolo di 71 gradi, l'altro di 125 gradi, per catturare tutto quanto il panorama o il gruppo di amici che abbiamo davanti. E poi è anche resistente all'acqua, è una batteria da 3300 mAh che si ricarica del 50% in soli 35 minuti. Perché dovremmo scegliere un vostro prodotto e non uno della concorrenza? Perché sul G6 abbiamo lavorato moltissimo sull'affidabilità, abbiamo eseguito dei test anche sulla batteria per renderla ancora più sicura, facendo tutta una serie di test internazionali invece che in sequenza tutti quanti insieme. E poi perché abbiamo curato tantissimo la parte software per rendere il nostro smartphone anche molto social, come piacerebbe a Fiona, grazie alla Square Camera, per essere subito online su Instagram con tante belle composizioni di foto. Senti un po', ci fai vedere il tuo telefono? Il mio telefono attuale è, ce l'ho qua in tasca, un attimo solo, eccolo qua, X-Power, indispensabile per giorni di fiera perché ha la batteria che dura 2 giorni e anche di più. Off topic, qual è la cosa più buona che hai mangiato in Corea? La cosa più buona che ho mangiato in Corea si chiama bibimbap, è un riso con delle verdure condito poi con una salsina piccante, molto buona. Ma c'è anche il bulgogi e tante altre cose buone in Corea. Non il kimchi, immagino. Il kimchi non è la cosa più buona che abbia mai mangiato nella mia vita. Grazie mille, Raffaele, ci vediamo la prossima volta. Grazie a voi, ciao!